la mia relazione al convegno di oggi è consistita nel dimostrare, con dati scientifici abbastanza solidi, ai colleghi psichiatri e ginecologi come si sviluppa il cervello dal concepimento, e quindi quei 9 mesi della vita intrauterina fino all'adolescenza. E oggi la ricerca ci dà dei risultati straordinari e ci fa vedere uno quanto diventa importante già al momento del concepimento quelli che sono stati gli stili di vita dei due genitori, che non solo trasferiscono le informazioni degli antenati, ma anche il loro vissuto in tempo reale. E quindi quanto diventa importante il ruolo della mamma, ma anche del papà, nell'essere vicino alla sua compagna. Ma è il ruolo della mamma che per 9 mesi deve gestire questo bambino. E quindi attraverso tutta una serie di elementi, da quello che mangia, dalle interazioni, dagli stress che subisce, dal ritmo sonnoveglia. Pensate che il bambino quando nasce, il suo ritmo circadiano sonnoveglia è determinato da quello che è stato il ritmo circadiano sonnoveglia della mamma, attraverso una molecola che si chiama melatonina. E vedete quanto questo è importante: una mamma stressata, patologica, che non dorma bene o che sia insonne, partorisce un bambino che ha un ritmo circadiano totalmente disincronizzato e quindi molto più vulnerabile. Così come ho allertato soprattutto i ginecologi dal suggerire alle loro pazienti che in gravidanza, al di là di non fumare e di non assumere altre sostanze, non devono bere neanche un bicchiere di vino. Perché? Perché non è stabilita la quantità di alcol che può essere dannosa per lo sviluppo del feto. Quando nasce il bambino è normale, però nel suo genoma ci possono essere delle tracce, i cosiddetti marchi epigenetici alterati, che possono renderlo molto più vulnerabile poi in età infantile e soprattutto nell'adolescenza. Perché quando si arriva ad essere adolescente c'è una peculiarità straordinaria, e cioè l'adolescente, il suo cervello non è ancora adulto ed è caratterizzato da quella che chiamiamo l'area limbica, cioè i nuclei del cervello che controllano le emozioni, l'affettività. E il ragazzino, per definizione, vuole vivere le emozioni, le deve vivere, anche le trasgressioni, purché siano entro un certo range. Al contrario, la sua corteccia frontale, cioè l'area del cervello fondamentale che controlla i processi esecutivi, che ci fa prendere le decisioni, che ci dà la motivazione, quella non è ancora adulta. Quindi c'ha un'area della motivazione che lo spinge anche alla trasgressione e nello stesso tempo non riesce a dare quel controllo che dovrebbe dare un adulto. Ovviamente poi anche se adulti sono le dovute eccezioni. E questa è la peculiarità che rende anatomicamente predisposto il ragazzino a subire dei comportamenti stressanti, negativi, che possono poi slatentizzare delle patologie che diversamente non verrebbero slatentizzate.